Partito Democratico ha presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale dopo l'approvazione del decreto legge che sblocca i debiti. Il partito, preso atto che già da oggi le varie amministrazioni locali, che hanno sufficienti liquidità, possono iniziare a saldare i debiti, chiede di conoscere i dettagli sulla situazione a Sassuolo. A quanto ammontano precisamente i debiti per comune SGP e quanti l'amministrazione riuscirà a saldarne subito, senza ricorrere a finanziamenti? Bisogna fare gruppo, a livello locale, bisogna smetterla di stare sulla difensiva e attendere che cambi qualcosa, da Bruxelles, Roma o Francoforte. È il pensiero di Daniele Donnarumma, responsabile CIS per la zona di Sassuolo. Occorre riscoprire, ha detto Donnarumma, l'importanza della coesione sociale del territorio, da sempre fondamentale per la crescita del nostro distretto. Gli strumenti migliori per combattere la crisi sono la concertazione e la contrattazione, favorendo la partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende. Interessante iniziativa che vede protagonisti giovani studenti di Sassuolo, Modena e Finale Emilia. Racconti di pietra, questo è il nome dell'evento, porterà i partecipanti a fare delle passeggiate gratuite nei centri storici. Nella nostra città l'appuntamento è per sabato 27 aprile dalle 15 alle 17 e per domenica 5 maggio dalle 16 alle 18. Ritrovo in piazza Garibaldi davanti all'URP. Cambio della guardia in cucina, ristorante zona merci di piazza Garibaldi. Stasera infatti è in programma Stasera Cucini Tu, che vede protagonisti i fornelli dei cuochi amatoriali. È la volta di Enrico e Anna, padre e figlia, che proporranno un menù con 3 antipasti, un primo e 3 secondi. Passiamo allo sport. C'erano anche i sassolesi di Atletica MDS Panaria Group alla 29esima camminata di primavera, organizzata dalla Polisportiva Saliceta. Tra i quasi 2.000 iscritti ha brillato in campo femminile Carmen Pigoni, che ha vinto il percorso lungo di 16 km. Presente in campo maschile anche Marco Prati. Il difensore del Sassuolo Calcio, Paolo Bianco, è tornato sulla sconfitta di Novara. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, ha detto Bianco. E se c'era una squadra che doveva vincere, eravamo noi. Prendere un gol all'ultimo minuto brucia sempre, ma siamo pronti a ricominciare. Il vantaggio sulle inseguitrici è diminuito, ma è ancora buono. Sabato sono convinto che faremo una grande prestazione. Per oggi è tutto, a domani!